eccoci rientrati dopo il nostro Antonio che ci ha raccontato tutto il dietro le quinte del gossip. Abbiamo un altro ospite, prima però chiamo lui. Salvatore, ci sei? Eccomi, eccomi, ci sono, eccomi. Allora, sai che ormai appunto Pettegolezze Social è diventato un contenitore quotidiano che va in onda sempre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 13.45 fino alle 14.30 e se prima ci sei Paola Aspri, poi abbiamo i contributi video di Thomas Cardinali. E quindi un giorno così, parlando anche con te, Salvatore, ho detto ma perché non chiamiamo Thomas a Pettegolezzi, quello vero, quello del sabato, per raccontarci la sua storia? E lui mi ha detto sì. E quindi io ve lo presento finalmente, il volto, anzi la voce che sentite nei video di tutti i giorni, è lui, Thomas Cardinali. Grazie mille dell'invito, con grande piacere. Oh, settimana scorsa eravamo alla Festa del Cinema di Roma e tu ti sei collegato direttamente dal red carpet con noi. Sì, esatto, eravamo prima a seguire la Festa del Cinema di Roma, poi breve break di riposo e Lucca Comics and Game, una manifestazione che è una specie di frullatore, 80.000 persone al giorno in una città che ne fa 40.000 solitamente di popolazione, quindi è stato veramente una cosa folle, però molto divertente anche in questo caso. Molto molto divertente, ma infatti tu, Thomas, sei un po' invidiato da noi conduttori, giornalisti, redattori di Cusano Media Group, perché vai sempre in giro, sei sempre in giro ovunque, in tutte le città. E lo so, quello sicuramente è l'aspetto più tra virgolette figo del lavoro, nel senso di poter incontrare tanti personaggi, vedere tanti posti. Però poi alla fine, come hai detto prima tu, la voce di Thomas, voi invece avete anche, diciamo così, il volto, il primo piano, per cui, diciamo, ecco, pure voi vi divertite, insomma. Vabbè, infatti oggi il volto del primo piano te l'ho dato anche a te, quindi dovresti essere felice. Felicissimo, sì, sì, molto divertente. Ma come ti sei avvicinato al mondo del giornalismo? Allora, a me è sempre piaciuto moltissimo il giornalismo, poi, come tanti ragazzi al liceo, ho trovato su internet l'annuncio che il portale della Roma, Roma News, cercava giornalisti. Quindi io in realtà all'inizio ho iniziato perché, essendo innamorato follemente della Roma, oltre che del cinema e dello spettacolo, quindi ho iniziato scrivendo tutti gli articoli sulla Roma. Mm-hmm. Poi dopodiché, tramite dei colleghi che facevano anche cinema, mi hanno detto ma lo sai che c'è possibilità di vedere i film in anteprima, conosci gli attori? Dico ma che davvero? Allora ho praticamente... Ma che davvero, detto proprio in romano? E poi praticamente che ho fatto? Mi sono aperto un blog semplicissimo, all'epoca Corriere Cinema l'ho chiamato, una cosa del genere, mentre in realtà si chiamava cinema.corriere, quello del Corriere della Sera, quindi invece ho fatto Corriere Cinema, che era il nome e mi sembrava fighetto, e sono andato praticamente a vedermi tutte le anteprime, ho iniziato a intervistare gli attori, mi sono aperto un canale YouTube... E da lì ho iniziato proprio il lavoro nello spettacolo, perché poi ho visto che mi appassionava molto di più rispetto alla Roma. Uh-huh. Perché purtroppo la Roma, se la segui come giornalista, devi seguire pure quando perde. E io poi, diciamo, quando perde non è che ho tutta sta voglia di starmi a seguire pure il post partita, le interviste, cioè voglio solo spegnere la televisione. Sì, ma com'è che è il detto, no? Quando sei uno sportivo vero non importa vincere ma partecipare, no? Per te non funziona, no, vabbè, così. Un conto è lo sport, io ho fatto 10 anni di tennis anche a livello agonistico, e quindi ok, un conto è la Roma, è più una religione, una fede, per cui è qualcosa di diverso, tralascia anche lo sport, quando perde uno sta proprio male fisicamente. E quindi Totti per te è dio greco? Totti è indiscutibile, Totti è come se fosse, ecco, per dirtene una, ho incontrato proprio pochi giorni fa a Lucca Comics, Totti è come se fosse un Tim Burton del cinema. Perché Tim Burton? Perché Tim Burton è, secondo me, uno dei registi più grandi di sempre, e a livello di Oscar non l'ha mai vinto, per cui Totti non ha mai vinto il Pallone d'Oro, ma resta il più grande di tutti. Pazzesco. E tu hai fatto una bellissima similitudine, perché noi abbiamo un'immagine di quando tu appunto hai intervistato Tim Burton. Tu hai intervistato nella tua carriera, sei comunque giovanissimo, ma hai intervistato grandi nomi, grandi volti del cinema internazionale, appunto tra cui
Tim Burton, in che occasione l'hai intervistato? Allora, Tim Burton in realtà lui è sempre stato il mio preferito, perché il mio film preferito in assoluto è Edward Mani di Forbice, interpretato da Johnny Depp, che è il mio attore preferito, quindi quel film sono lacrime ogni E volta. comunque, mettiamolo, Tim Burton ha come attore preferito sempre Johnny Johnny Depp, Depp, infatti, quindi sono un si sodalizio. sposano in maniera eccellente. Pensa che nel libro Burton racconta Burton, l'autobiografia di Tim Burton, la prefazione è firmata proprio da Johnny Depp. Io mi sono fatto Esatto. pure autografare il libro di Tim Burton da lui, vabbè, autografa i posteri, i film, perché l'ho incontrato tantissime volte. La prima volta l'ho incontrato quando è venuto in Italia per Miss Peregrine. Infatti, quella foto è stata scattata all'Auditorium Conciliazione proprio sul red carpet, e in quel momento gli ho proprio chiesto la similitudine che ci poteva essere tra I ragazzi speciali, tratta da questo Bellissimo libro, quel film, e tra Edward Mani di l'altro. Forbice, perché anche lui era un po' un ragazzo speciale, quindi quella era stata l'occasione. Poi l'ho rincontrato nuovamente quando è venuto per presentare Dumbo della Disney, un Sì. film che poi lui ci ha svelato successivamente, ha odiato fare perché la Disney ne ha limitato molto la libertà artistica, come sappiamo spesso la Disney fa. E poi l'ho incontrato un'altra volta quando è venuto alla Festa del Cinema di Roma a ritirare il premio alla carriera, proprio grazie all'ex direttore Monda che lo aveva invitato, e poi pochi giorni fa a Lucca Comics and Games. Quindi sono già 4 volte che incontro Tim Tim Burton. Burton. Io, tra l'altro, di Tim Burton ho un film preferito, che è Big Fish. Per Big me è Fish. un film eccellente. Noi abbiamo il trailer, dato che tu l'hai citato, Tim Burton. Ti piace Tim Burton? Quindi io volevo far vedere a tutti il trailer di Big Fish e poi volevo una vera opinione da esperto. Quindi Big Fish a voi e poi Thomas Cardinali dirà l'aspetto critico. Nel raccontare la storia della vita di mio padre, è impossibile separare la realtà dalla fantasia, l'uomo dal mito. Il meglio che io possa fare è di raccontarla come lui l'ha raccontata a me. Se c'era una cosa che si poteva dire di Edward Bloom, era che io ero troppo grande per i miei panni. Ero il personaggio più grande che Ashton avesse mai avuto. Dalla fantasia del regista Tim Burton. In genere chi racconta una storia la racconta senza fronzoli, il che è meno complicato, ma è anche meno interessante. Hai mai pensato che forse non sei tu a essere troppo grande, ma questa città a essere troppo piccola? Si dice che quando uno incontra l'amore della vita il tempo si ferma. Ed è vero. Tua madre veramente non doveva sposare me, era fidanzata con un altro. Dimenticala, lei è di un'altra categoria. Tu eri un pesce grosso al tuo paesello, ma qui nel vero mondo non sei nessuno. Però io ho più determinazione di qualsiasi altro uomo. Sandra Templeton, io ti amo e farò di te mia moglie! Mi stavo disseccando. Cogliete l'occasione. Papà, io non ho idea di chi tu sia. Cosa vuoi, Will? Chi vuoi che io sia? Te stesso, papà. Fammi vedere chi sei veramente una volta tanto. Scoprite un'avventura che ha tutta la grandezza della vita stessa. Nel raccontare la storia della vita di mio padre, Compagnia Bravo, via! mi rendo conto di quanto poco sia credibile. Però questa storia è una storia così. Big Fish, le storie di una vita incredibile. Ma se io ho la pelle d'oca, non so tu, ma Beh, per me è ma un film che mi ha aperto letteralmente un mondo, Big Fish. più che un film, credo che sia un vero e proprio manifesto di una visione, di un modo di fare cinema, soprattutto di raccontare storie. Cioè, questa cosa che l'immaginazione prende vita, prende forma con Tim Burton, questo è lampante. E poi Big Fish è anche uno dei suoi film più solari, oserei dire. Cioè, di solito siamo abituati al Tim che fa La sposa cadavere, che fa Frank Weenie, che ti fa Edward Mani di Forbici. Sì. Invece lì c'è proprio una gioia anche nella visione del film, che è meravigliosa. Poi, vabbè, Ewan McGregor, io lo adoro follemente perché lui è anche uno dei protagonisti della saga di Star Wars. Recentemente è tornato a interpretare Obi-Wan Kenobi su Disney Plus. Però è veramente un film meraviglioso. Anche qui, un film con le musiche di Danny Elfman, che ha un sodalizio artistico con Tim Burton pazzesco. Infatti, tutte le musiche dei suoi più grandi film sono di Danny. E anche qui, tante nomination e nessun premio, poverino. Quindi, purtroppo ci sono delle fissazioni
fissazioni nell'assegnazione dei premi che prima o poi vengono sconfitte. Anche... Ma infatti, se quello che tu stai dicendo mi viene in mente, ho visto il film Ennio di Tornatore, no? Che anche lui, nel momento in cui pensava di vincere il premio per, mi pare, The Mission, non so se l'hai Mission, visto, Mission, esatto, che è un Mission, tema straordinario. Esatto, la colonna sonora per quel film non l'ha vinta, quindi lui ci è rimasto malissimo, e poi l'ha vinta anni dopo per La Carriera, come appunto il premio Oscar per La Carriera. Quindi diciamo che non sempre i premi vengono dati in maniera forse anche oggettiva. Diciamo che spesso arrivano anche dei premi che sono un risarcimento per quello che non si è preso precedentemente. Penso, ora non perché abbiamo la foto anche con lui, è fatta alle 3 di notte fuori dal ristorante, ma Leonardo DiCaprio, cioè dopo che mi fai The Wolf of Wall Street pazzesco, dopo che mi fai Shutter Island che è meraviglioso, sì, tutti quei grandi film, mi prendi l'Oscar per Revenant, cioè... anche lì straordinario, ma una interpretazione molto fisica quella, non si vede tutto il talento pieno di DiCaprio, quindi lì è evidente che c'è un risarcimento danni, certo, per quanto subito in precedenza. Perché... Sono super d'accordo, anche perché... Accade, vabbè, spesso anche a Sanremo. Dimmi, Salvo. No, dicevo, questa cosa accade spesso anche a Sanremo, Thomas, che di solito un cantante vince, dovrebbe vincere l'anno precedente, vince l'anno successivo, mi viene in mente Arisa, che con La Notte arrivò seconda, invece l'anno dopo ha trionfato con un brano che non ricordiamo. Sì, però diciamo che io vado sempre a Sanremo e lo seguo, ma non sono un estimatore del sistema Sanremo, perché gli Oscar rappresentano l'eccellenza del massimo di quello che accade. A Sanremo, finché non vedrò in gara nello stesso anno Laura Pausini, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e tutti i più grandi, per me resta quello che è, una kermesse canora, che però, cioè, gli Oscar è tutta proprio un altro sistema, cioè lì c'è proprio l'eccellenza, cioè i più bravi, i migliori, certo, o almeno così dovrebbe, beh, essere. A Sanremo chi va in gara, quindi è diversa la cosa. Però non sono molto d'accordo, Thomas, perché ti ricordi il film che ha vinto gli Oscar, l'ultimo, Coda? Sì. Secondo te meritava quel film lì? Non so se l'hai visto. Ma non meritava, perché era un remake fatto bene, ma di una cosa già vista, di una classica, esatto, commedia francese. Esatto, quindi lì non è l'eccellenza. Vabbè, lì diciamo che c'è anche, tra virgolette, molto spesso vincono dei film di carattere sociale. Penso a Moonlight, dello, sì, scandalo dello scambio della busta con La La Land, dove mai nella vita quel film avrebbe potuto battere La La Land, ma proprio una rapina a mano armata. Però anche lì comunque Damien Chazelle ha vinto un meritatissimo Oscar alla regia, cioè è proprio il sistema, cioè i festival sono delle rassegne dove ti iscrivi anche Venezia e dove vince il migliore che gareggia in quella gara, quindi io paragonerei più Sanremo a Venezia o alla stessa Cannes. Gli Oscar sono proprio la notte... come ti posso dire, dove tutti quelli che nell'ultimo anno si sono contraddistinti vengono invitati. Mm-hmm. Poi è chiaro che magari a volte vince chi merita e a volte chi non merita. Io penso ad esempio quando vinse l'Oscar al miglior film Guillermo del Toro, un Oscar strameritato tra gli applausi di tutti, perché quale io adoro film? Del Toro, La forma dell'acqua, che aveva vinto anche a Venezia. Io non sono molto d'accordo lì, però non mi è piaciuto troppo La forma dell'acqua. No, io del Toro lo amo follemente. Del Toro c'è Il labirinto del fauno, che per me quello è pazzesco. Ma ora arriva Pinocchio di Del Toro, che sarà un film spettacolare. A, sì, Lucca ho intervistato il character designer che ha disegnato per lui Geppetto e Pinocchio, che è anche quasi un migliore amico di Tim Burton, perché, sì, ha fatto con lui La sposa cadavere e tutto, e mi ha raccontato sarà un Pinocchio molto inedito, molto dark, molto oscuro. Cioè il tratto di Del Toro comunque lo riconosci sempre. Sì, è vero, un po' come Tim Burton. Tu prima mi hai citato La La Land, noi abbiamo il trailer di La La Land, così chi non lo conosce, immagino che nessuno non conosca La Land, ma magari c'è qualcuno che non lo conosce, quindi gli facciamo vedere di cosa si tratta e poi lo discutiamo. La La Land. Due possibilità. Ora fai come dico io o fai come dico io, claro? Grazie. Posso farla diversa? No, può bastare, grazie infinite.
Sei licenziato. È Natale, Bill. Sì, li ho visti gli addobbi. È felice anno nuovo. Ti ho sentito suonare, ti volevo... Non è strano che continuiamo a incontrarci? Forse vuol dire qualcosa. Non penso. Sì, in effetti è. Ti puoi scrivere i ruoli da sola, scrivere cose interessanti come te senza dover fare provini. Cosa pensi di fare? Apro un locale tutto mio. Sentiremo questo ogni volta? Credo di sì. Puoi essere un rivoluzionario se sei così tradizionalista. Resti aggrappato al passato, ma il jazz parla di futuro. Forse io non sono brava. Sì che sei brava. Sono una di quelle che sognano da sempre di farlo. E questo è il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante. La La Land, siamo nel 2017? Te lo dico subito, 2016 è l'anno del film, Festival di Venezia, anche lì grande risultato, Emma Stone straordinaria vincitrice del premio come miglior attrice e poi vincitrice del premio Oscar, è un film che rientra in quella grande tradizione dei musical come ad esempio Chicago, come Moulin Rouge, sono quei grandi film cantando sotto la pioggia se guardiamo al passato, ma in questo film a mio avviso c'è tutta l'esplosività del talento di Damien Chazelle. Ora aspettiamo tutti il suo nuovo Babylon proprio con grandissima attesa, ci sarà Brad Pitt che mi preannunciano protagonista pazzesco. In questo film, se voi vedete la scena iniziale con le macchine sull'autostrada, quello è tutto un unico piano sequenza realizzato da Chazelle. E non è per niente facile riuscire a fare anche questi esercizi di stile, però propedeutici al film, perché spesso si fanno per far vedere che il regista è molto bravo. Qui lui, diciamo, tutte le scelte della regia che fa sono scelte propedeutiche alla trama del film, anche la trama è molto emozionante, molto bella, e gli attori sono veramente bravi perché cantano loro. Ryan Gosling ha fatto un lunghissimo allenamento per imparare a utilizzare il pianoforte come lo vedete nel film, e quando si dice interpretare, questi più che attori sono dei veri e propri interpreti, sì, perché riescono veramente a trasmetterti l'emozione dei ruoli che vanno a portare sullo schermo. E non ha trovato un po' un'ingiustizia del perché Emma ha vinto come miglior attrice e invece Ryan Gosling no? Allora, questa è una bella domanda ed è un'ingiustizia, però spesso e volentieri, come ti posso dire, quando ci sono due interpreti straordinari, si tende a premiarne uno soltanto, per non, diciamo così, anche il premio alla regia, o fai filotto, ma anche in quel caso è difficile perché ad esempio penso a Titanic, 11 Oscar ma nessuno per gli attori, cioè lì come fai a dare 11 Oscar ad un film e non considerare minimamente DiCaprio e la Winslet che sono qualcosa di meraviglioso anche lì? Uno se le chiede queste domande. E sicuramente La La Land è un film dove Ryan Gosling è bravissimo e molto sottovalutato. Esatto, anche per me. Non so, allora, secondo me La La Land è un film, un musical che ha un po' diviso l'opinione pubblica, cioè chi l'ha amato e chi invece l'ha un po' odiato. Io sono nella via di mezzo, perché io amo i musical, no Thomas, io sono innamorata folle di tutti i musical possibili e immaginabili. Vabbè, l'ultimo che ti posso citare è The Great Showman, non so se l'hai visto. Con Hugh Jackman. Hugh Jackman, è un film meraviglioso. La La Land è un musical forse un po' più particolare, un po' diverso dai classici musical, secondo me. La La Land
è in realtà più che altro una lettera d'amore al cinema e al modo di fare cinema ad Hollywood e i sacrifici che porta a fare cinema ad Hollywood, se vediamo la storia dei protagonisti, perché si trovano davanti a dei bivi, delle scelte, come spesso si sono trovati davanti anche le grandi star di Hollywood. Quindi Chazelle fa una vera e propria lettera d'amore ad Hollywood e racconta la storia di questa star. Infatti, per quello, cioè, è un film che è molto più che un semplice musical, è proprio una lettera d'amore al cinema di quegli anni. Guarda, questa tua valutazione e interpretazione mi è piaciuta di più, lo riguarderò con il tuo senso critico. Hai citato Moulin Rouge e noi Moulin Rouge ce l'abbiamo. Guardiamo il trailer. Venite a prendermi! Tutti gli uomini la desideravano. Farò di voi una stella. Ma uno solo osò amarla. Non posso innamorarmi di nessuno. Non potete innamorarvi. Dallo straordinario regista di Romeo e Giulietta. La musica. La magia. Di Moulin Rouge. Prossimamente al cinema. Moulin Rouge, rimaniamo con lo Bello. stesso protagonista di Big Fish. E beh, che qui ci dimostra anche di La essere dotato versatilità. di un certo talento versatile, quello che abbiamo visto, perché Ewan McGregor, ricordiamolo, come dicevamo prima di iniziare la trasmissione, è esploso al grande pubblico con Trainspotting, un film altamente drammatico, ma poi ha raggiunto l'apice, la massimo della fama, dello splendore della sua carriera con queste commedie, con questi ruoli. E in questo caso lui ha dimostrato di essere anche molto bravo nel musical, È come abbiamo vero. visto. Cioè, questi attori non è semplice saper cantare e imparare a cantare. Per cui spesso e volentieri, infatti, se analizziamo i Golden Globe, cioè la miglior commedia musicale e il miglior film drammatico. In realtà, a mio avviso, c'è molto disprezzo verso la commedia musicale, quando non è per niente facile fare una commedia che faccia ridere e riflettere, dove per di più a volte viene inserito proprio il valore del musical. Cioè, il mio preferito, il più grande musical di tutti i tempi, è West Side Story, che è stato recentemente rifatto in Da maniera Spielberg. straordinaria da Steven Spielberg, con Rita Moreno che torna con un cameo in un altro ruolo che è meravigliosa. Però il fatto è questo, cioè nei musical vivi proprio una magia che è difficile ritrovarla magari in altre storie, perché nel dramma spesso e volentieri si ripropone la realtà, molto spesso sono storie vere. Il musical non lo sono. Nel caso di Moulin Rouge è molto bello perché apre anche gli scenari su questo iconico luogo, della magia, del divertimento in una città che è meravigliosa, per cui Che è che Parigi e dobbiamo dire? Guarda qua. che tu conosci anche molto bene Parigi perché ci hai vissuto, sbaglio, Sì, io ho Thomas? vissuto a Parigi per 6 mesi, ho fatto uno stage nella redazione del Melty Group a Parigi, che è un'azienda che prima aveva ben 10 redazioni internazionali, di cui anche quella italiana, quindi ho avuto la possibilità di vivere lì per 6 mesi, lavorare a contatto con questi professionisti stranieri. Poi, una volta finiti i 6 mesi, sono tornato in Italia, ho lavorato per la redazione italiana da freelance finché non hanno chiuso quelle internazionali, lasciando solo quella francese. Ma è stata, penso, l'esperienza più bella della mia vita. Poi, a Parigi spesso e volentieri capitavano anche lì grandi anteprime, grandi eventi. Ho conosciuto Russell Crowe lì per la prima volta, poi l'ho rincontrato anche a Roma in varie occasioni. Però è E stato molto film bello. preferito tuo con interprete Russell Crowe? Beh, il Gladiatore. gladiatore, ma senza ombra di dubbio, anche se lui è favoloso, a mio avviso, anche in A Beautiful Mind. È bellissimo quel film. Per me il Gladiatore, vabbè, è indiscusso perché è un capolavoro, appunto, che Che però non anche tocca gli altri lì è film. pieno di inesattezze storiche pure. Il Gladiatore, ci sono un po' di errorini anche, ad esempio nella post-produzione si sono dimenticati di levare un aereo che si vede sullo sfondo una certa. E so che anche il nostro Salvo, se c'è ancora, Non lo anche so lui. se Eccomi, c'è. ci sono, C'è, anch'io faccio i c'è, tori. perché lui mi ha Ah. confessato che è un film preferito, che anche quello è pieno di inesattezze storiche, E perché la lì. vita è bella. E ce l'abbiamo La il vita è 3 della vita è bella, bella, lo sì. vediamo. In piedi! Buongiorno, principessa. Mi
Voglio salire su quel treno. Buongiorno, principessa! Penso sempre a te! E ora... Mamma! Allora, dimmi queste inesattezze storiche. Allora, a parte che il campo di concentramento in oggetto non era stato liberato dagli americani come vediamo nel film, ma in realtà era stato liberato dai sovietici, questa era la prima. Mm-hmm. Ma poi c'è anche la stessa senatrice a vita Liliana Segre che ha dichiarato che l'inesattezza storica è anche quella che molto spesso i registi si prendono come licenza poetica. Nei campi di concentramento tutti coloro i quali non erano adatti al lavoro venivano purtroppo mandati direttamente nelle camere a gas, quindi il piccolo protagonista non sarebbe mai potuto sopravvivere all'interno del campo di concentramento perché sarebbe stato mandato purtroppo immediatamente nelle camere a gas. Mm-hmm. Quindi diciamo che ci sono un po' di inesattezze che hanno fatto anche storcere un po' la bocca alla comunità ebraica quando è uscito il film. Il film resta un film poetico, molto bello, ha vinto un Oscar e noi ne siamo felicissimi, ma come accade in Italia, anche per la grande bellezza c'erano state queste discussioni, cioè non riusciamo mai a essere felici per le vittorie. Ma infatti, secondo me è un film così bello, così puro anche appunto nella sua tragicità, però alla fine La vita è bella rimane secondo me un capolavoro. Sì, poi anche quello. Ricordiamo che La vita è bella non solo ha vinto il premio Oscar al miglior film, ma ha vinto anche l'Oscar per le splendide musiche di Nicola Piovani e Roberto Benigni ha battuto dei veri e propri mostri sacri, perché lo ricordiamo tutti quando è saltato sulla sedia proprio sulla testa di Steven Spielberg per andare a ritirare la statuetta che in quel caso ha battuto il favoritissimo Tom Hanks. Pazzesco, pazzesco. Io concluderei con l'immagine proprio che hai tu con Tarantino, con il grande Tarantino, perché c'è un film di Tarantino che tu hai amato moltissimo. Qual è? Allora, io di film di Tarantino penso di averli amati tutti. Cioè, c'era una volta Hollywood dove l'ho incontrato a Roma che è venuto a presentarlo, Bastardi senza gloria, che forse secondo me il suo più bel film è che io adoro alla follia. Tarantino ha la grandezza di farti innamorare dei suoi film perché riscrive la storia come tu vorresti che sarebbe accaduta davvero. Se vediamo C'era una volta Hollywood, senza spoilerare il finale, la riscrive in un certo modo riguardo all'omicidio di Sharon Tate. In Bastardi senza gloria lo riscrive in un modo epico e pazzesco con quel finale lì, con Brad Pitt anche lì. Quindi è un regista favoloso e uno sceneggiatore unico. Sono d'accordo. Guardiamo il trailer di C'era una volta Hollywood e poi Thomas. Ti salutiamo. C'era una volta Hollywood. Eccolo. Sono Rick Dalton. Molto piacere, Mr. Schwartz. Chiamami Marvin. Qua la mano. È tuo figlio? No, è la mia controfigura, Cliff Booth. Ieri sera ci siamo visti due film con Rick Dalton. Sparatorie! Quanto mi piace tutti quei morti. Tanti morti. Qualcuno qui ha ordinato Krauti Flambé? Bruciate, nazisti di merda! Sei un attore? No, uno stuntman. Sei sempre con Rick, eh? Sempre qui. Puoi fargli tutto quello che vuoi. Ti ho scritturato per fare l'attore Rick, non il cowboy televisivo. Puoi fare di meglio. Battuta? Stop! Che figura ridicola ho fatto di fronte a tutta quella gente! Cazzo! Avanti, socio, che ti prende? Beh, ufficiale, vecchio mio. Sono roba passata. Eccomi qui, col culo per terra. E chi è venuto a vivere vicino a me?
sono Sharon Tate. Sono in questo film. C'è anche lei. Eccomi. Faccio Miss Carson, l'imbranata. A Charlie piacerai. In questa città può cambiare tutto all'improvviso. Ehi, sei Rick Dalton, cazzo. Non dimenticartelo. E così si conclude il nostro spazio, Thomas. Quando vorrai venire tutti i giovedì a parlare di cinema, mi fai contenta. Te lo dico. Con piacere, assolutamente. Così raccontiamo anche qualche altra news, qualche altro aneddoto. Qui, ad esempio, avete visto Brad Pitt, che è favoloso, ha vinto l'Oscar per C'era una volta, sì, Hollywood, il suo primo Oscar di attore. E c'era anche una protagonista che tu hai un aneddoto velocissimo da raccontarci. Guarda, su Margot Robbie è stata l'unica dove non eravamo riusciti nessuno a farci la foto, tramite amicizie di paparazzi, NCC e tutto quanto, siamo riusciti a capire dove andava a cena. Ci siamo presentati lì davanti, io ho visto uno di questi venditori di rosa ambulante, ne ho presa una al volo e ho fatto trovare la foto fuori dal ristorante, sono l'unico che ha la foto praticamente abbracciato a Margot Robbie, per cui è stata una mossa vincente. Puoi continuare la tua carriera felice, Thomas. Assolutamente. Io ti auguro di tutto, soprattutto mandami continuamente i tuoi video, i tuoi servizi, perché a me servono. Io ci faccio puntate intere con appunto la bellezza delle tue interviste, perché tu sei bravissimo a parlare di cinema, soprattutto sei bravissimo anche a parlare, intervistare poi attori e registi. Io ti ringrazio e l'invito, questo è casa tua. Grazie mille. È assolutamente casa tua, quindi grazie ancora. Io resto dalla pubblicità e poi finiamo in bellezza con la nostra musica, quindi a tra poco con Pettegolezzi e Social.